È dietro le finestre di questo edificio che oggi, nel civilissimo Giappone, sono state eseguite 7 condanne a morte. Nel carcere di Tokyo, infatti, c'è una stanza dedicata esclusivamente a questo, all'impiccagione. Eccola qui, sterile, con tanto di gancio per la corda, botola e bottoni per aprirla. Non viene usata spesso nel paese asiatico, la condanna a morte è la sentenza pronunciata con meno frequenza. Ma oggi era inevitabile, ha detto il ministro della giustizia, riferendo alla stampa di quanto appena avvenuto. Il primo ad essere impiccato è stato Shoko Asara, leader della setta religiosa che nel 1995 commise il più grande atto terroristico che il Giappone abbia mai subito in epoca moderna. Insieme ad alcuni suoi collaboratori, 23 anni fa abbandonò nella metropolitana di Tokyo alcuni sacchetti pieni di gas nervino sarin. Dopo averli bucati con la punta di un ombrello, fuggì mentre i pendolari di quella frenetica mattina cominciavano a tossire e ad accusare malori. 13 persone alla fine morirono e altre 6.000 rimasero ferite. I membri della setta vennero arrestati qualche mese più tardi. La condanna definitiva per 7 di loro è del 2006, ma l'estremo garantismo del sistema giudiziario giapponese ha permesso solo oggi di procedere all'esecuzione. Altri 6 membri della setta per il momento sono ancora in carcere, in attesa della sentenza.